La comunicazione può essere disturbata, si dice, da un rumore. Il rumore è un elemento che disturba la comunicazione. Ma guardate che per rumore non si intende soltanto un ronzio, per cui io parlo ma c'è un ronzio, non capite quello che dico. Qualunque cosa è considerata che impedisce il passaggio della comunicazione è considerata rumore. Ad esempio, se io conosco poco l'eschimese, un po' sì ma poco, questo provoca un rumore forte nella comunicazione con quell'eschimese, perché lui dice una cosa e io capisco più o meno, gli rispondo e lui capisce più o meno, è qualunque cosa che impedisce che il messaggio arrivi come è stato formulato, come è stato inviato. Il messaggio che arriva a destinazione non è quello che voleva inviare l'emittente. E quindi c'è stato questo rumore che impedisce. Il rumore può essere la disattenzione. Uno parla, io penso ad altro, alla fine non ho capito esattamente che cosa ha detto. Quindi questo è un rumore, la mia disattenzione. Il rumore può essere una pagina stampata male, non è venuta bene, la stampante non aveva più inchiostro, è tutta mal stampata, faccio fatica a leggerla. Questo si chiama tutto rumore nella comunicazione, tutto ciò che impedisce la ricezione precisa della comunicazione. Intanto cominciamo a vedere una delle cose fondamentali della comunicazione. La comunicazione è quella che arriva. L'effetto che si ottiene è dalla comunicazione che arriva a destinazione, non dalle mie intenzioni, non da quello che faccio partire io, ma da quello che arriva a destinazione. Allora, un buon comunicatore è uno che è capace a far arrivare a destinazione il messaggio che vuol fare arrivare. Quello è un buon comunicatore. Ad esempio, parlare con i bambini della scuola primaria è un'arte. Bisogna essere capaci, perché per far arrivare a loro certe informazioni devo esprimerle in un certo modo, altrimenti non le capiscono. Io dubito di essere capace di parlare a dei bambini della scuola primaria, perché sono abituato ad un pubblico di adulti, di studenti, eccetera, che hanno una capacità, una comprensione, eccetera, per cui davanti al bambino io non so, resto meravigliato di come comunicano le maestre. Perché la comunicazione che ricevono i bambini è quella che loro ricevono, non quella che io faccio partire, ma quella che loro ricevono. A questo punto faccio un inserto sulla comunicazione digitale e la comunicazione analogica. Il Signore predilige la comunicazione digitale, scusate, per contrario, la comunicazione analogica invece di quella digitale. C'è un passo nel Vangelo dove Gesù dice esattamente: non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Questa è comunicazione analogica, fare, non dire. Guardate Matteo 25, giudizio finale: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero straniero, mi avete ospitato. Tutta comunicazione analogica, non avete detto. Tant'è che a un certo punto qualcuno mi dirà: Signore, noi abbiamo parlato in tuo nome, dice, chi mi conosce? Fare concreto, quella è una comunicazione che il Signore coglie bene. Gli va bene anche la comunicazione digitale, per cui io posso dire: Padre nostro che sei nei cieli, va bene la comunicazione digitale. Ma la comunicazione digitale senza il supporto di quella analogica della realtà della vita
non vale. Ad esempio, come posso comunicare al Signore che io prego? C'è un solo modo: pregare. Signore, guarda che io prego, io faccio 3 ore di preghiera al giorno e me ne vado e buonanotte. Mi dite che senso ha? Che senso ha? C'è un solo modo di comunicare al Signore, fare quelle cose. Signore, io desidero la tua volontà, cerco la tua volontà. Sì, ma poi cosa faccio? Cosa faccio concretamente quando conosco la sua volontà? Quello che faccio è comunicazione analogica, l'altra è comunicazione digitale. Quando sono in contrasto tra di loro, vale quella analogica, del cosa vivo concretamente, non del che cosa dico. Ok, andiamo avanti, vediamo i livelli di comunicazione. Primo livello, siamo nella comunicazione digitale, è quello che dico, le parole. Allora, ha smesso di piovere. Che cosa ho detto? Ha smesso di piovere. Tutti lo sanno, che va bene, questo è il primo livello. Secondo livello è quello della semantica, è venuto fuori prima, no? Che cosa volevo dire dicendo quello? Che cosa volevo dire dicendo ha smesso di piovere è un altro argomento. Facciamo degli esempi. Usciamo, andiamo a fare 4 passi, ma no, piove, non usciamo, no, ma io vorrei dare 4, ma no, dai che piove. Ha smesso di piovere. Che cosa sto dicendo? Usciamo a fare 4 passi. Facciamo un altro esempio. Abbiamo litigato, silenzio. A un certo punto dico, ha smesso di piovere. Che cosa sto dicendo? Dai, passiamo oltre, riprendiamo a comunicare, non fermiamoci più a quel litigio. Eppure la frase è sempre la stessa, ma vuol dire cose molto diverse. È tanto tempo che non piove, c'è molta siccità, finalmente piove, ha smesso di piovere. Cosa dico? Siamo nei guai. Dico, oh poveri noi, l'acqua non basta, ha smesso di piovere, è come se non avesse piovuto. Allora, che cosa dico dicendo quello è diverso da che cosa dico. Facciamo un esempio. No. 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 No! No! Allora, dal punto di vista della comunicazione sintattica, ho sempre detto no, ma l'ho detto in modi diversi, tant'è che la decodifica, il livello semantico di questo no era diverso e si poteva dal tono, poi vedremo gli elementi che permettono questo passaggio, capire che tipo di no era. La differenza tra sintattico e semantico, guardate che è istintiva, tutti la conosciamo. Immaginate che un bambino, 4-5 anni, è appena venuto vicino e bam, gli ha pestato un piede per scappare. Vieni qua che ti do una caramella. Sintattico, vieni qua che ti do una caramella. Quel bambino decodifica benissimo quel sintattico nel semantico, se ti piglio sono botte. Lo decodifica benissimo e scappa. Quindi non è una cosa così difficile fare il passaggio dal sintattico al semantico. Noi lo facciamo abitualmente, con il pericolo di farlo troppo. Ciao! Mi ha detto ciao in un modo un po' strano. Chissà cosa voleva dirmi dicendo ciao in quel modo. Che ce l'abbia con me perché l'altra settimana io le ho detto ciao per telefono invece che volesse dirmi che c'è qualcuno che a cui io non dico ciao, che volesse. E mi faccio tutto una paranoia mentale sul decodificare quel ciao. Come lo decodifico quel ciao?
Infatti, scusi, pensavo per la proposta della decodificazione. Così si sente anche pensavo a proposito della decodificazione di quanto può essere all'interno di una relazione, di quanto può essere importante, bello e quanto può essere disastroso, comunque se la decodifica è una, si basa su, no? Su certo. Dei preconcetti, su dei fantasie, su come lei accennava prima. Certo. Molto sì. Rischiosa. Vorrei sentire ancora l'intervento là e poi vedo di rispondere tutte e due. Il rapporto tra comunicazione e coercizione, c'è un confine, ci sono dei mezzi? Sì, sì. Grazie. Allora, all'interno di una coppia c'è tutto un codice che si sviluppa nella coppia, per cui le persone che vivono assieme anni si intendono, capiscono, si comunicano delle cose che gli altri non percepiscono. Questo ha molti vantaggi perché semplifica la comunicazione tra di loro, può diventare problematico quando nella coppia invece c'è un contrasto e allora la comunicazione diventa problematica perché ognuno interpreta come vuole la comunicazione dell'altro, la interpreta a senso unico. Uno da una parte e uno dall'altra. Uno dei lavori che fanno i mediatori familiari è proprio quello di dire ma non ha pensato che poteva anche voler dire altro? Non ha pensato oppure esplicitare, coppia presente, che cosa volevi dire dicendo? Dicendo quel ciao con quel tono, cosa volevi dire? E così via. Si chiama metacomunicazione. Comunicare sulla comunicazione. Allora, tu mi hai detto ciao, vado, con un tono stranamente allegro, dove vai? Eccetera. Allora, comunichiamo sulla comunicazione. Ho detto ciao con quel tono, ma ne manco. Sarà per me era un tono normale, per me. Non me ne sono reso conto. Vado sempre allo stesso posto a fare la stessa cosa. Cioè, è comunicare sulla comunicazione. Che cosa volevi dire dicendo? Spiegami il livello semantico del che cosa volevi dire, perché non ho capito quello che volevi dire. Riguardo alla coercizione, la comunicazione è un mezzo fortissimo per condizionare gli altri, addirittura per strumentalizzarli, addirittura per plagiarli. Si usa la comunicazione che desta emozioni, sentimenti. Se io comunico risvegliando un forte odio contro qualcuno, contro qualcosa, io plagio. Se io comunico risvegliando rifiuto verso qualcos'altro, plagio. Cioè quando io gioco sul risvegliare sentimenti forti, che magari io vivo, per cui la cosa è possibile, se non addirittura facile, perché li faccio risuonare negli altri questi sentimenti, allora io uso violenza. La violenza nella comunicazione non è solo insultare, sei un idiota. La violenza nella comunicazione è imporre un vissuto che non è proprio dell'altro, ma sono io che glielo infilo dentro per forza, che glielo impongo. Questa è violenza nella comunicazione. Ci sono poi anche altre forme di violenza, quella del non lasciar comunicare, del bloccare la comunicazione. C'era quella donna che era schizzata perché il marito, quando discutevano, diceva la sua, dopodiché spegneva l'apparecchio acustico. E quindi lei non poteva più dire la sua. E quindi chiudeva la comunicazione in maniera unilaterale, non si poteva più comunicare con lui. E questa era una violenza che lei sentiva in maniera terribile. Quello del dice la sua e poi chiude la comunicazione. E non posso dire la mia. Sì,
o quell'altro che diceva: io nelle discussioni con mia moglie ho sempre l'ultima parola. Sì, sì, la mia ultima parola è sì, cara, con voi tu. cioè, sono poi giochi a non finire, si può fare lì sopra. Ma la violenza della comunicazione è una violenza molto presente, molto forte. Abbiamo ancora tempo per qualcosa? Vorrei fare due domande così mettere le risposte insieme. Collegandomi anche alla precedente, nella comunicazione sia pubblicitaria ma comunque in genere, in effetti è vero, la comunicazione che tocca il sentimento, le emozioni, è più efficace. Si tende a, tra virgolette, sedurre, no? Però io pensavo, cioè volevo domandare, quando a volte ci può essere un tipo di comunicazione che magari seduce, senza cattiva, diciamo, intenzione da parte di chi lo fa, ma magari perché è una persona entusiasta, perché è una persona che, penso magari anche nel campo magari più religioso di quello che, a volte magari ci sono persone che hanno sedotto in quanto erano talmente convinte, felici di un'idea, di un ideale. In questo caso non è violenza, o è, può arrivare, cioè uno trasmette un qualcosa che tocca le emozioni magari, però lo fa in buona fede e proprio perché dentro di sé, non per convincere gli altri, ma esprime se stesso in quel modo. Questa è la prima domanda. Devo fare anche la seconda, ma è molto, è proprio quasi l'opposto. La seconda invece è questa, che a volte quando una persona si sente, magari tenta di comunicare e capisce che o la sua comunicazione per vari motivi non viene accolta, non viene compresa, viene sempre magari fraintesa, tende a chiudersi, non parlare più. Sì. Allora cos'è? Non comunica che non comunica. Le patologie della comunicazione sono tante, sono comuni e creano fatiche, creano problemi di relazione, perché vi dicevo già prima che la comunicazione va fino nella relazione, per cui genera tante fatiche diverse. È plagio anche se io con il mio entusiasmo per la verità, per la giustizia, per l'amore, per la pace, convinco delle persone in quella direzione. Se io con la comunicazione li convinco, è plagio. La comunicazione dei valori avviene attraverso la risonanza interna, cioè il mio senso di giustizia, di verità, eccetera, quello che voglio, di amor di Dio e così via, risveglia dentro le persone il loro senso della giustizia, della verità, di Dio, eccetera. Allora le persone crescono, perché crescono su una realtà loro. Se invece la mia comunicazione è mettere dentro di loro il mio entusiasmo, è plagio. E qual è la differenza? Che se io metto il mio entusiasmo, le persone sono entusiaste facilmente, sono entusiaste con poca fatica da parte loro, però a un certo punto passa tutto, finisce tutto. Anzi, se la prendono ancora contro di me. Se io invece ho risvegliato dentro di loro, hanno dovuto fare più fatica, hanno dovuto fare un lavoro interiore, però hanno sentito una crescita dentro di sé. La comunicazione li ha fatti crescere. Per cui non posso, siccome io dico la verità, ve la posso imporre. Non funziona, non è corretto, per tanti motivi, ma non si può imporre neppure il vero, il giusto, il buono e il santo, non si può imporre. Gesù dice sempre: se vuoi, se vuoi, di comunicazione se ne intendeva, se vuoi, non te lo impongo. Giovanni capitolo 6, questo parlare duro, molti se ne vanno, si rivolge agli apostoli e dice: volete andarvene anche voi? Cioè è chiaro che voi agite sulla vostra realtà interiore, non su quello che vi comunico io, che vi trasmetto io, ma su quello che dentro di voi vive
vive attraverso la comunicazione, ma è vostro che vive. E poi la seconda domanda era quella di se una persona comincia a cogliere che viene spesso frainteso. Ah, che poi sta zitto. Sì, a un certo punto tace. Ma le problematiche della comunicazione sono innumerevoli, sono indeterminate. Normalmente tacere, non dire più niente, non è un buon modo di comunicare. A un certo punto uno può anche decidere che non serve, quindi risparmia il fiato e buonanotte. Mi ricordo su un Topolino, una volta ci sono delle battute che i bambini non possono capire. Paperino riceve una lettera dall'Agenzia delle Entrate che dice: caro contribuente, i contribuenti si dividono in due categorie, quelli che pagano senza fiatare e quelli che sprecano il fiato. Lei in che categoria vuole iscriversi? La comunicazione è molto, molto chiara. C'era ancora una domanda da giù? Io volevo sapere in che, cioè nei Vangeli, la comunicazione che viene data, a volte metaforica, a volte, cioè come viene considerata quella, per non dire quella di Gesù, insomma, sì, ma attraverso gli apostoli, perché sì, credo che la comunicazione sia... della parabola è una comunicazione molto sofisticata che ha questo scopo e raggiunge questo effetto. Se sei in ricerca, trovi la risposta alla tua ricerca. Se non sei in ricerca, addirittura sei in fase di giudizio, io voglio valutare, voglio giudicare quello che dice, eccetera, non capisci niente. Allora ecco perché Gesù tante volte termina dicendo: chi è capace di capire, capisca. Casomai possiamo, me lo annoto, analizzare dal punto di vista della comunicazione alcune parabole che sono dei capolavori di comunicazione. Va bene, intanto credo che per questa sera ci fermiamo qui. Grazie a voi, arrivederci.